La Madonna ha sempre ragione e appare quando vuole. D'altra parte, voi sapete, il tema della Madonna è quello della sua assunzione. La Madonna è assunta in cielo, qualcuno la porta in cielo, è suo figlio che la fa salire in cielo. E non è una resurrezione e non è neanche una apparizione, proprio un'assunzione, cioè la Madonna assunta è chiamata e sale in cielo con il corpo, poi a un certo punto sta sospesa nel vuoto e viva in questo spazio che è così vicino al cielo, ha una certa ansia di apparire, perché da qualche parte deve far sapere che sta. Quindi la Madonna appare molto di più di Gesù. Per qualcuno non appare né l'uno né l'altro. Gesù è molto prudente, si tiene molto lontano, la Madonna è vicina. E quindi può apparire anche a Trevignano. Poi lo dice, io non ci credo, non credeteci. E quando appare, talvolta, talvolta piange. E piange lacrime di sangue. Sarà vero, no? Forse non è vero. O forse è vero. Ma per quale ragione dobbiamo impedire a qualcuno di crederlo? Cioè, credere a qualcosa è comunque un fatto positivo, perché tu hai davanti una immagine e quell'immagine vive, e vive dalla piccola statua, dando dei segnali che sono propri degli esseri umani. La Madonna è in cielo, ma è in terra. La Madonna è un essere umano che sta in una condizione particolare, per cui è predisposta ad apparire, che poi improvvisamente la sua apparizione risulti meno frequente, non è cosa che deve essere legata per forza al dolo, alla necessità di inventare una ragione per cui qualcuno vada in un luogo dove non sarebbe altrimenti andato. A Trevigliano le persone vanno. La Madonna è questo, l'apparizione delle persone alla Madonna. Loro arrivano lì e la Madonna li sta aspettando. Non si sa dove sia, ma loro sono apparsi. L'apparizione è lecita. Trevigliano vive di apparizioni. Che poi appaia la Madonna o appaiono i turisti, è cosa che evidentemente importa poco. Intanto Trevigliano vive e Sutri muore. Perché? Perché a Sutri la Madonna non ci va. Io lo so con certezza, la Madonna ha detto, io a Sutri non ci vado, me ne sto qui e vado a Trevigliano. Sono molto vicini, confidano quasi, Trevigliano e Sutri. Si vede il lago a Trevigliano. E la Madonna predilige l'aria del lago, ci va. E quelli che sanno che c'è andato, se ci va lei ci andiamo anche noi. C'è una buona aria, si sta bene, si sente il lago. E quindi la capacità di attrazione turistica della Madonna è un elemento positivo, è la prova del miracolo. Il miracolo non è che lei sia apparsa, ma che appaiono tante persone.